erano i nemici dei brigatisti, ovvero chi rappresentava la politica atlantista e chi ricoprì gli incarichi della sicurezza all'epoca del rapimento di Aldo Moro. Al tempo del rapimento di Aldo Moro fu presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, che sconfisse il repubblicano Gerald Ford, che ricoprì tale carica dal 1974 al 77. Gerald Ford, presidente degli Stati Uniti, ebbe come vicepresidente Richard Nixon. Fu il 40° vicepresidente. Il presidente Ford continuò la politica di distensione con le maggiori potenze dell'Est, l'Unione Sovietica e la Cina, e contemporaneamente ebbero inizio incontri internazionali nella East Room, dipartimento della Casa Bianca, dove già nell'aprile del 75 fu ricevuto Aldo Moro. Piccola parentesi, dopo 2 anni da questa visita, il governo italiano, durante il mandato di Lyndon Johnson, donò alla Casa Bianca, tramite l'Associazione Italiana Amici del Presepio, su iniziativa della collezionista Loretta Hines Howard, che vuole sfidare la tradizione dell'albero, esportando in America questa nuova forma di espressione, sacra e artistica allo stesso tempo. Il presepe di manifattura napoletana in legno intagliato e terracotta è datato fino ai 700, composto da 30 pezzi rivestiti con tessuti originali cuciti a mano. Le statuette furono realizzate da artisti di fama come Giuseppe San Martino e allievi Salvatore Di Franco, Angelo Viva e Giuseppe Gori. Lavoro di alta e antica oreficeria è la corona d'oro del Bambin Gesù, che sembra irradiare luce tutto intorno. 10 ulteriori pastori furono donati a Jimmy Carter. In ogni periodo natalizio sarebbe esposto nella East Room. Nella East Room, il 21 giugno del 74, il presidente Richard Nixon e Leonid Brezhnev firmarono l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica nel campo degli usi pacifici dell'energia atomica tra Stati Uniti e URSS. In quella stessa stanza fu presieduto successivamente il giuramento di Ford. Henry Kissinger, invece, fu l'ottavo consigliere per la sicurezza nazionale e 56° segretario di Stato degli Stati Uniti dopo la conclusione dell'amministrazione Ford, cioè nel 77, non ricoprì più alti incarichi alla Casa Bianca. Ma chi è Henry Kissinger? Ames Kissinger, politico americano ancora vivente, è noto alla politica internazionale con nome di Harry. Nacque in Baviera da una famiglia ebraica tedesca originaria di Bad Kissingen. Nel 1938 la famiglia si spostò dalla Germania a Londra e poi negli Stati Uniti, dove Ames cambiò il suo nome in Harry quando si iscrisse alla High School George Washington. Henry Kissinger si distinse in due amministrazioni, quella Nixon e Ford, come ottimo diplomatico. L'esperienza maturata in gioventù sul fronte della guerra del 1943 nella Germania occupata, dove ricoprì un ruolo all'interno dei servizi, ingaggiato come traduttore dal tedesco per un organismo di controspionaggio, gli meritò l'incarico in qualità di consigliere della sicurezza nazionale. Il magnate americano Nelson Rockefeller introdusse il giovane Kissinger nel mondo della politica americana. I due successivamente divennero avversari. Tuttavia, Kissinger fu disposto ad aiutarlo durante le elezioni. Henry Kissinger fu anche attratto dalla politica kennediana, ma restò sempre fedele alla sua linea repubblicana, a favore della corsa contenuta degli armamenti. In funzione di una politica militaristica, ma anche di contenimento, dunque, delle armi nucleari, il segretario partecipò agli accordi SALT, SALT I e SALT II. Nella guerra in Vietnam partecipò come inviato per una trattativa interna e segreta a favore della pace. Contribuì al golpe del governo cileno del 1973, ma in seguito la magistratura francese lo accusò della morte di 5 cittadini. Negoziò la fine della guerra del Kippur, iniziata con l'attacco di Egitto e Siria a Israele, con la Cina e addirittura con la FIFA la partecipazione degli USA nell'organizzazione del campionato mondiale di calcio del 1994, sport da lui molto amato. A termine delle due suddette presidenze, Kissinger non ricoprì più incarichi alla Casa Bianca, partecipò e tuttora partecipa all'attività di gruppi politici all'interno della Trilateral Commissions e come consigliere di amministrazione in grosse holding internazionali.
Cinico e camaleontico, ha messo la sua responsabilità in attività di destabilizzazione verso paesi stranieri in appoggio ad attività militari. In Italia è passato alla storia per tali espressioni. Onorevole, lei deve smettere di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo paese a collaborare direttamente. Qui o lei smette di fare queste cose o lei la pagherà cara. Veda lei come la vuole intendere. Rivolte all'ex ministro degli esteri Aldo Moro, nell'incontro del 74, che furono interpretate dai politici italiani come minacce e non avvertimento del pericolo al quale sarebbe andato incontro. E le risposte criptiche durante l'intervista rivoltagli da Oriana Fallaci 3 anni dopo. Di sé dichiarò alla giornalista italiana, testo originale recuperato e sbobinato da Mario Tedeschini Lalli: Dottor Kissinger, ma come spiega l'incredibile divismo che la distingue? Come spiega il fatto di essere quasi più famoso e popolare di un presidente? Ha una tesi su questa faccenda? Sì, ma non gliela dirò, poiché non coincide con la tesi dei più. La tesi dell'intelligenza, per esempio. L'intelligenza non è poi così importante nell'esercizio del potere e spesso addirittura non serve. Sulla linea di confine che segna il bipolarismo e la guerra agli armamenti, la destabilizzazione dell'Europa da parte degli Stati Uniti a favore di una successiva distensione che avrebbe portato l'Europa stessa a divenire colonia americana, la CIA e gli interventi da parte degli altri servizi segreti dell'Est disposti ad impossessarsi dei segreti confessati da Aldo Moro, ovvero il memoriale nella prigione del popolo, motivo per il quale nacque successivamente la commissione d'inchiesta Mitrokhin, si inseriscono, oltre al pontefice che lanciò chiari messaggi a brigatisti per la liberazione del prigioniero politico, pertanto una trattativa in essere. Si inserì dunque, stranamente, anche un altro personaggio, il segretario generale dell'ONU. Unica espressione a favore della liberazione di Aldo Moro da parte degli americani, esercitata in territorio europeo però. Kurt Joseph Waldheim. Perché fu chiesto proprio a questo personaggio o intervenne proprio questo personaggio nell'86, poi presidente dell'Austria, nella vicenda Moro? Altri dubbi irrisolti sono quelli espressi da Sergio Flamini in un'intervista rilasciata nel 1993 a Vladimiro Settimelli, pubblicata sull'Unità. Quando polizia e carabinieri irruppero in viale Giulio Cesare, dove e la abitavano, trovarono appunto i biglietti da visita stranissimi. Non spiego mai perché, per esempio, aveva il numero personale riservato di Monsignor Marcinkus. Non solo, il numero telefonico di Monsignor Morlion, importante agente della CIA in Italia. È lo stesso Morlion coinvolto anche nella vicenda l'attentatore del Papa. Questi bigliettini erano suoi o furono portati in via Giulio Cesare da qualcun altro?